Carissimi ragazzi, un saluto a tutti. Allora, luce soffusa, lampada di colore blu, ho abbassato le luci della cucina, ovvero le ho spente del tutto, e sto girando questo video solamente con il faretto piazzato sulla mia fotocamera. Pensate che non ho neanche acceso i miei softbox. Allora, al di là della luce soffusa e questi piccoli particolari, non è di questo che voglio parlarvi, ma voglio parlarvi del mio desk setup 2.0, ovvero il desk setup finalmente completato, e questo qui che vedete alle mie spalle. Quindi ragazzi, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, partiamo subito. È inutile parlare del mio computer assemblato, anche perché vi ho portato un video dedicato e lo trovate qua in alto a destra nelle schede e alla fine di questo video, che poi tra l'altro è un computer là dove ho fatto un upgrade sia con il processore e sia della scheda madre. Ma voglio parlarvi di quei accessori che ho aggiunto di recente sostituendoli ad altri. Allora, partiamo subito da loro, ovvero sono i tre monitor. Finalmente sono riuscito a togliere quei tre monitor 16 pollici ormai diciamo graffiati del tutto, avevano perso la loro resistenza, e tra l'altro sono riuscito a togliere quell'odioso monitor che prendeva il segnale da un convertitore USB VGA, e li ho sostituiti a questi tre monitor della MSI 24 pollici Full HD e 60 Hz. Voi direte sì, 60 Hz non sono molti, però 60 Hz per quello che ci faccio io sono molto più che sufficienti. Io utilizzo questi monitor soprattutto per la produttività e soprattutto per editare i video qui sul canale. Quindi sono dei tre monitor che durante l'utilizzo devo dire che sono molto è molto gradevole utilizzare questi monitor, anche perché diciamo che avere un ampio spazio di lavoro suddiviso in tre monitor, poi posso vedere molto di più le schermate di ogni singolo programma. Per esempio il software che utilizzo io posso vedere tutti i dettagli nella timeline. Ma al di là di questo, sono dei monitor che portano ognuno di loro due tipi di connessioni video, ovvero VGA e HDMI, e per non farci mancare nulla portano anche un connettore audio da 3,5 mm, e sulla parte laterale destra portano tutti quei pulsanti che ci consentono di variare tutte quelle impostazioni di menu, bilanciere del volume e quant'altro. Quindi devo dire che per quanto riguarda questi monitor, sì, è vero, li ho pagati attorno ai 100-105 euro, però devo dire che la spesa ne valsa la pena, e guardate qua, sono veramente fantastici. Andiamo avanti, parliamo di un altro accessorio che ho aggiunto sempre di recente. Non vi ho portato in video unboxing, ma ve lo presento in questo video. È un tappetino da scrivania, anch'esso RGB come l'intero computer, e porta sulla parte posteriore un connettore purtroppo micro USB per poter essere alimentato. Io per esempio l'ho collegato direttamente all'USB del mio computer, in modo che quando do il comando all'assistente vocale Amazon mi accende l'intera postazione, compreso il tappetino. Poi sulla parte superiore troviamo il pulsante che ci consente di variare il tipo di illuminazione del tappetino, e come potete vedere sì, bello comodo, riesce a far scivolare il mouse al punto giusto. Quindi devo dire che questo tappetino, beh, è stato un acquisto che non ci ho pensato troppo, anche perché il primo che è uscito nella lista Amazon ho acquistato e non me ne sono poi così pentito. Quindi ragazzi, anche questo tappetino lo trovate qua in basso nella descrizione. E l'ultimo pezzo forte sono loro, sono delle cuffie della Logitech Wireless, Logitech G533, che poi tra l'altro, se avete seguito il video precedente, queste cuffie qua mi sono state consigliate dal mio vicino di casa. Essendo che lui è un gamer, quindi ha detto: guarda, se acquisti queste cuffie non te ne pentirai, ok?
Ho speso attorno ai 100 euro, ragazzi, però ne valsa veramente la pena. Quindi Logitech G533, cuffie microfonate, hanno una cancellazione del rumore attiva, sono veramente delle cuffie, anche se sono grandi, però io mi trovo veramente molto molto bene, le ho portate a lungo termine, non pesano sulla testa, quindi ragazzi mi sono trovato veramente molto molto bene e molto comodo nel utilizzarle. Poi un'altra funzione che hanno queste cuffie della Logitech è che hanno la funzione surround 7.1, vale a dire che se voi state guardando un film che ha il Dolby 7.1 riuscite a sentire tutti i vari suoni che arrivano da dagli effetti speciali di questo film o di quel video. Quindi ragazzi non sto qui a dilungarmi di molto, anche perché di queste cuffie probabilmente arriverà un video dedicato, e devo dire che anche questo acquisto ne valsa veramente la pena. Quindi questo oltre a computer che mi sono assemblato magari tipo un mesetto fa, se non ricordo male, sì, un mesetto fa, ho voluto aggiungere questi piccoli accessori, quindi rinominato Desk Setup 2.0, finalmente completato. Allora ragazzi, beh, diciamo che non è un desk setup eccelso, però devo dire che a me piace così. Allora, di questi prodotti che vi ho citato in questo video, ovvero i monitor, il tappetino e queste cuffie della Logitech G533, trovate tutti i link qua in basso in descrizione, ma non solo, trovate anche i link dove potete vedere e consultare tutta la scheda dei vari componenti che vanno a comporre il mio computer, come nel video precedente. Quindi ragazzi, beh, adesso aspetto di sapere la vostra qua in basso nei commenti, quindi ditemi la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate, insomma parliamo qua in basso nei commenti. E se questo video vi fosse piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, ci tengo tanto, cerchiamo di arrivare ai 10.000 per fine anno, non dico per fine mese ma per fine anno. E se vi siete iscritti, attivate anche la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video perché aiutate moltissimo il canale. E già lo sapete, tutti gli aggiornamenti del canale passano prima dal canale Instagram e poi arrivano qui su YouTube. E come sempre, noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. Ciao!